Avete spiegato molto molto bene, piuttosto precaria da questo punto di vista. Noi abbiamo visto tra l'altro la formazione poco fa e andrei ad analizzare un po' anche quelli che potrebbero essere i nuovi arrivi, quelle che potrebbero essere le partenze. Ne approfittiamo per andarla a rivedere. Le partenze potrebbe essere un problema perché? Perché difensori, io lo dico, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, di quel livello non è che si trovino tanto in giro, perché qua abbiamo visto partire Koulibaly, abbiamo visto partire De Ligt, sì. Adesso se parte pure Skriniar, abbiamo Bremer che è andato a vestire la maglia della Juventus, però Bremer buonissimo giocatore, però questi sono giocatori che hanno giocato anche in Europa ad altissimi livelli e questo è fondamentale. Io sono convinto che... È un'operazione anche questa, il fatto comunque di trovare il punto di incontro per questa rescissione che ha portato l'Inter inevitabilmente anche ad attendere in quello che è il mercato in entrata, Fabrizio. Sanchez, forse ho usato un po' troppo i social network, Fabrizio. Perché non si frena molto, eh? Ma cioè, guarda, sembra io da questo un po' un adolescente scatenato, ti dico la verità, pieno di leoni. Te lo dico prima è necessario il mercato in uscita, poi il mercato in entrata, l'abbiamo detto in più occasioni, non sempre funziona così, ci sono invece dei club che possono permettersi di andare direttamente a comprare, cash, non cash, insomma, l'abbiamo visto in tanti club e in tante sessioni di calcio mercato, abbiamo fatto un po' il punto in casa nerazzurra, necessariamente bisogna andare a parlare anche di un giocatore, l'hai citato Fabrizio Pinamonti. Sì. Su di lui ci sono state diverse squadre, noi avevamo detto anche il forte interesse da parte della Salernitana, adesso invece sembra che ci sia questo tira e molla, questo braccio di ferro. Particolari, comunque l'importante è andare poi a trovare la notizia esclusiva, la notizia veritiera. In questo caso Pinamonti bisognerà capire se chiuderà con l'Atalanta o meno, sicuramente ci sarà un salto di qualità rispetto a quanto fatto con l'Empoli, la volontà di far bene. Atalanta che tra l'altro dovrà cercare di far bene questa stagione, visto quanto fatto l'ultimo anno con Gasperini che si è giocato male forse le sue carte, mi viene da dire proprio così, ci sono stati risultati tutt'altro che brillanti, comunque un'Atalanta che tra l'altro si è vista anche eliminare in Champions League per mano del Villarreal, attenzione a Villarreal che incontra l'Inter. Comunque occhio al Sassuolo perché ha arricchito questa prima ora insieme, abbiamo avuto da discutere abbastanza, abbiamo parlato ampiamente di Milan con il De Ketelaer Day, lo ricordiamo, quest'oggi infatti vi daremo tutti gli aggiornamenti in attesa della firma sul contratto perché inizia una nuova avventura in rosso-nero per il classe 2001, così si va a arricchire la rosa di Stefano Pioli in quello che è il reparto offensivo, ovviamente un reparto che sapevamo bisognava puntellare necessariamente in vista dell'inizio del campionato, in vista dell'inizio della Serie A che è prossima perché il 13 di agosto scende in campo a San Siro contro l'Udinese, non solo De Ketelaer, abbiamo parlato ampiamente con Fabrizio Biasini presente proprio per questo di Inter nella prima parte della nostra trasmissione, un Inter che ha necessità di sfoltire la rosa, un Inter che comunque deve anche pensare a quelle che sono le casse e cercare di fare di trovare la giusta quadra in vista dell'inizio del campionato, insomma non sarà un momento semplice per Simone Inzaghi, l'abbiamo affrontato ampiamente proprio in questa prima ora insieme. Io vorrei parlare però della Juventus, perché è una Juventus che è riuscita a mettere a segno dei colpi importanti, carte d'identità anche da andare a sottolineare, mi viene in mente Di Maria, ovviamente il primo nome che salta subito all'occhio, però un Di Maria che sta convincendo e poi bisogna parlare di Pogba e dell'operazione non operazione, tra pochissimo Antonio andremo anche a approfondire questo argomento, Di Maria che sta più che convincendo nelle prime uscite. Tra l'altro con la maglia della Juventus l'abbiamo visto in passato ed è stato decisivo, il suo ritorno a Torino doveva essere il ritorno anche ai bei tempi, al vederlo giocare nel migliore dei modi, a portare di nuovo la Juventus al successo, perché ricordiamo tra l'altro che Massimiliano Allegri ha voluto fortemente Pogba di nuovo a Torino perché l'ultima stagione è stata del tutto deludente, Antonio, anche in questo senso Massimiliano Allegri ha messo sotto torchio per l'inizio della Serie A, deve necessariamente vincere un trofeo perché siamo abituati a vedere una Juventus che vince sempre, adesso invece le milanesi si stanno prendendo tutto, anche Supercoppa Italiana, Coppa Italia, un Inter che comunque ha avuto la meglio in finale, cioè, insomma è una situazione quella in casa Juventus non semplicissima, una volta arrivato Pogba si diceva va bene adesso abbiamo un'arma in più e quindi la prossima stagione probabilmente. Argomenti veramente interessanti in casa bianconera perché Muriel è un giocatore che piace e non poco, non è una novità, l'abbiamo detto anche prima, se l'Atalanta dovesse prendere poi Pinamonti, Muriel prima potrebbe andare a vestire la maglia volendo della Juventus, la possibilità c'è, non solo lui perché abbiamo visto Raspadori, giocatore che piace non solo al Napoli perché anche il nostro Alfredo Pedulla lo sottolineava anche ai bianconeri.
E poi c'è il discorso costi, c'è altro elemento che potrebbe essere aggiunto alla rosa, il mercato in uscita, insomma tanta possiamo dire carne al fuoco, anche se non è una frase che adoro io, perché io sono vegana, quindi non carne al fuoco, ma tante questioni da andare. Tante melanzane. Tanto andiamo ad argomentare gli altri movimenti di mercato di quest'oggi. Alle 23, Valentina Ballarini, ovviamente per dare anche quelli che sono gli aggiornamenti della giornata di De Ketelaere. L'abbiamo detto, oggi il giocatore ex Bruges effettivamente è venuto a Milano, ha sostenuto le visite mediche in mattinata, poi è arrivata la firma, ce lo ricordava il nostro Gianluca Viscogliosi, prontissimo. È stato pronto anche nella giornata di ieri ad attenderlo a Linate in tardissima nottata, quindi è stato prontissimo come tutta la nostra troupe esterna, sempre sul pezzo. Come detto De Ketelaere in casa Milan, un Inter che deve sfoltire la rosa, abbiamo parlato di Dumfries che potrebbe presto andare a vestire una maglia in Premier League, Chelsea e Manchester United su di lui, e poi abbiamo parlato ampiamente di Juventus. Tra pochissimo torneremo a approfondire l'argomento calciomercato con altri club, in particolare con il Napoli, con la Lazio, perché davvero ci sono tante cose da andare a sottolineare. A inizio trasmissione, Roma che però deve pensare ad altri giocatori, ha pensato ad altri giocatori, perché si è trovato l'accordo con Belotti, ce lo ricordava il nostro Alfredo Pedullà, un accordo su un triennale a partire da 2,8 milioni a stagione con bonus a salire. Anche questo comunque è un accordo interessante per un elemento che va così ad arricchire il reparto offensivo giallorosso in vista all'inizio della Serie A. Belotti che si era svincolato, lo sappiamo, dal Torino, e quindi vederlo tornare a segnare sarà un piacere anche in questo senso, lo sottolineo perché diversi giocatori italiani, insomma, anche in attacco fanno sempre bene al cuore vedere giocatori italiani che riescono alla nostra Serie A. Io torno da Valentina Ciccarelli perché facciamo un po' il punto, c'è un Napoli che deve pensare alle entrate ma anche alle uscite, sono state uscite di lusso e tra queste uscite c'era anche Mertens, è alta, cioè la possibilità, una percentuale piuttosto anche elevata per quello che sarà il futuro del belga. Un Napoli che intanto cerca di chiudere Kepa per la porta, attenzione a Meret che potrebbe andare a vestire la maglia del Torino perché potrebbe lasciare Napoli. Luciano Spalletti che intanto sta in silenzio perché non si sta lamentando più di tanto della situazione, ma è una situazione effettivamente non ottima. È arrivato Kim in difesa, però è partito Koulibaly. Koulibaly è un giocatore che è insostituibile a mio avviso, come tanti difensori di grande livello, perché sono pochi come ricordavamo anche prima, ma non solo, perché c'è Raspadori non piace solo alla Juventus, è un elemento del Sassuolo che interessa ormai da diversi giorni anche alla dirigenza del Napoli, quindi attenzione perché un Napoli che si sta dando da fare potrebbe mettere a segno qualche colpo. Non dimenticare quest'oggi invece che in casa Lazio sono stati presentati Casale e Cancellieri, quindi anche questo in casa biancoceleste è da sottolineare e andremo a ascoltare le loro parole anche nel corso delle prossime trasmissioni. Adesso però angolo comparazione quote. Ed ecco qua, parliamo dell'angolo comparazione quote, non solo dei bookmakers ma soprattutto della gara da andare ad analizzare. Champions League preliminare, Benfica Midtjylland, Better, Goldbet, Admiral Bet, Star Casino, Leo Vegas, Olibet, Planet Win 365, Sunlay Bet, Poker Stars Sport. Andiamo a vedere il segno 1 con quote che si aggirano intorno all'1,97, 1,98, il segno X intorno al 5,50, 5,60 e il segno 2 intorno al 10 e all'8. Altro match di riferimento in quest'angolo comparazione quote, andiamo a capire effettivamente quale sarà la gara che abbiamo analizzato con gli stessi bookmakers che abbiamo appena letto. Noi ci siamo concentrati su Benfica Midtjylland, adesso Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, perché torna la Bundesliga, quindi attenzione anche a quelli che saranno i match di riferimento del campionato tedesco, con il segno 1 che si aggira intorno ai 2,2,02, il segno X intorno al 4, mentre il segno 2 intorno al 3,5, 3,10. Altro match di riferimento in questo angolo comparazione quote dovrebbe essere l'ultimo, se la regia poi mi dà conferma, Crystal Palace, Arsenal Premier League, prima giornata, quindi si torna in campo anche in quello che è il campionato inglese, segno 1 con quote 4,20, 4,40, segno X 3,65, segno 2 intorno all'1,77, 1,80. Ci sono altri match? No? Abbiamo chiuso il nostro angolo comparazione quote? No, Monaco PSV, parliamo di Champions League preliminare anche in questo caso, abbiamo il segno 1 con il 2,05, 2,10, segno X 3,50, 3,55, segno 2 con quote che variano dai 3,15, 3,30.
chiamo a vederla perché parliamo con Cora. No, non ci sono. La nostra Amelia Scala prontamente ci dice di no. Quindi noi chiudiamo così calcio mercato. Il nostro Gianluca Viscogliosi, che è stato prontissimo ad aggiornarci su De Ketelaere. Grazie per averci seguito e restate qui su Sport Italia.